importante non perdere, ed è stato, devo dire, molto più importante continuare a giocare così. E io ho visto stasera veramente un grandissimo Crotone. Noi abbiamo incontrato una squadra, secondo me, che è stata sferica in questo campionato. È una squadra che gioca a un ritmo impressionante ed è stata una partita a ritmo elevatissimo. Io ho delle partite che ha fatto il Crotone e delle partite che mi è capitato di vedere in questa categoria quest'anno in TV, non ricordo una partita giocata con questa intensità. Sono onore al Crotone di aver tenuto testa a Lecce fino alla fine, perché il Lecce voleva vincere a tutti i costi e è entrato nel secondo tempo con una carica incredibile. Ma io devo dire, non per essere presuntuoso, che alla fine forse tra le due squadre qualcosina in più addirittura poter raccogliere il Crotone. Rosati ha fatto due miracoli, è vero che anche Concetti ha fatto un miracolo, ma Rosati ne ha fatti due e io ho contato 5-6 palle gol. Quindi veramente contentissimo della prova dei ragazzi. Avevo detto in settimana che questo Crotone darà battaglia a tutti e sarà molto difficile battere. Noi abbiamo visto anche stasera, è molto difficile battere questo Crotone. Il gruppo ha una fortissima mentalità e anche una forte personalità. Quando ci sono calciatori, avete visto stasera, come Mendicino, che fanno due partite in tribuna e poi vengono chiamati e rispondono in quel modo, la dice lunga sulla voglia che hanno questi ragazzi di giocare, sul rispetto che c'è per il gruppo, per il mister, per le scelte del mister, per la società e l'attaccamento ai colori rosso-blu. Io ho visto tutto questo stasera e quello che mi riempie di gioia è che veramente i ragazzi hanno dato tutto. Sì, ma Ettore Mendicino gioca anche in quella posizione, non fa solo la prima punta. Mendicino può giocare in qualsiasi posizione nei tre nel gioco del mister. Quindi non è stata, immagino, una scelta casuale da parte del mister che lavora tutta la settimana e conosce i ragazzi e quindi sfrutta al meglio le qualità di tutti. Stasera ha sfruttato le qualità di Mendicino in quella posizione. Onore ai ragazzi che sono duttili, onore al mister che ne comprende le caratteristiche e le sfrutta al meglio. Speriamo di vedere questi risultati.